Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi a distanza di pochissimi giorni nuovo video unboxing perché mi sono arrivati dei pacchetti davvero tanto tanto interessanti e vi dico solo due cose: Harry Potter e Funko Pop. Ma cominciamo da questi che sono dei pacchetti che mi arrivano dagli uffici stampa, uno di Fox e l'altro dall'immancabile Warner Bros. Cominciamo da Fox e vediamo qual è l'uscita di questo mese. Sono super super curioso. Sono due le uscite e abbiamo, vediamo un po', abbiamo il DVD di Ma cosa ci dice il cervello di Paola Portellesi. Io questo film non l'ho visto, ma so bene di cosa parla, perché i film della Cortellesi li guardo sempre con piacere. Questo è dallo stesso regista di Come un gatto in tangenziale e parla di Paola Cortellesi che interpreta questo personaggio che lavora al ministero, ma che in realtà è un agente segreto. E lei andrà a riportare ordine nelle vite dei suoi ex compagni di liceo che sono vittime di soprusi. La trama sembra molto molto carina, sembra uno di quei film piacevoli da guardare la sera sul divano dopo una dura giornata di lavoro, di scuola o comunque una di quelle giornate molto impegnative, quando si ha bisogno di qualcosa di leggero e di divertente che ci strappi un sorriso. Secondo me questo è il film adatto. Io non vedo l'ora di vederlo, sono sempre contento di guardare le commedie di Paola Cortellesi, quindi vi farò sapere anche su Instagram cosa ne penso e fatemi sapere voi nei commenti se l'avete già visto. Quindi mi raccomando, commentate sotto. Altra uscita di Fox è invece Alita in 4K, ma naturalmente c'è anche la versione Blu-ray, la versione DVD, le trovate tutte sotto in info box e vediamo cosa contiene questa versione qui. Alita, per chi non lo sapesse, è tratto da un manga che poi è diventato successivamente un anime e poi finalmente è diventato un film. Si vocifera di un film dagli anni 2000, perché se non ricordo male l'anime è uscito attorno al 93 o 97, non ricordo, però il fumetto invece è del 91, quindi parliamo di davvero tanti tanti anni fa. Alita è un cyborg che viene ritrovato in una sorta di discarica, diciamo così. E viene rimessa in sesto e Alita, questo cyborg, non ricorda nulla della sua vita passata, però è esperta di arti marziali. Quindi sfrutterà questa sua dote per diventare una cacciatrice di taglie. Sarà molto molto brava, ma comunque naturalmente ci sarà sempre un grosso punto interrogativo sul suo passato. Ed ecco qua il contenuto. Abbiamo naturalmente due dischi, come in tutte le versioni 4K. Abbiamo la versione Blu-ray normale e quella appunto ad alta definizione. Io, ragazzi, non vedo l'ora di sfruttare il 4K del mio televisore, quindi grazie mille a Fox per questa nuova uscita. Vi ricordo tutto in info box. Adesso passiamo al pacchetto di Warner, eccolo qui, e vediamo qual è l'uscita di questa volta. Stava per arrivare a terra il taglierino. Ed eccolo qui. Ragazzi, questo spacca, spacca tantissimo. Warner mi ha inviato la steelbook di Pokémon Detective Pikachu. Sono super super contento di questo invio. Io ho visto il film al cinema, naturalmente, mi sono fiondato il primo giorno che uscì al cinema e, ragazzi, devo dirvi la verità, non me lo sono goduto per niente. Ho beccato delle persone davvero maleducate vicino a me e sono riuscito a seguire a malapena il film, ho litigato tutto il tempo, alla fine mi sono anche alzato e spostato in ultima fila perché non ce la facevo davvero più. La gente al cinema è davvero maleducata, è davvero una gran bella edizione. Togliamo la copertina così vediamo com'è anche sul retro, bellissimo ragazzi. Sul retro, adesso ve la mostro meglio, abbiamo Mr. Mime. Davvero bellissimo, il mio Pokémon preferito nel film mi ha fatto davvero divertire tantissimo. E vediamo all'interno cosa troviamo. Benissimo, all'interno abbiamo un volantino promozionale con le varie edizioni di Pokémon per Nintendo Switch, tutti i vari bundle e giochi. E poi abbiamo il doppio disco
abbiamo la versione Blu-ray e anche la versione DVD inclusa nella Steelbook. Una cosa che mi interessa tantissimo utilizzare in questa edizione, quindi non vedo l'ora di vederla, è una delle opzioni dei contenuti speciali che vi dico esattamente come si chiama. Si chiama modalità detective, dove durante la visione del film avremo degli interventi da parte del regista, degli attori, dei Pokémon stessi, ci verranno mostrati gli easter egg, delle curiosità, quindi una sorta di visione del film interattiva dove ogni tanto si viene interrotti per delle piccole chicche, delle piccole pillole di curiosità. Quindi non vedo l'ora di usufruire di questa opzione e sicuramente anche questo film da rivedere. Fatemi sapere voi sotto nei commenti se vi è piaciuto, a me tantissimo, anche se non me lo sono goduto, però spero di rivedermelo con calma e tranquillità a casa mia. Quindi non vedo l'ora assolutamente di recuperarlo. Fantastico, davvero bello, grazie mille Warner. Prossimo pacco da MP Italia. Ultimamente ho ripreso ad acquistare tante cose anche da lì, visto che ormai hanno tutte le esclusive Funko Shop. E questa è un'altra che vi avevo accennato nel video precedente, visto che ho recuperato il Funko Pop, non so neanche se sia esattamente un Funko Pop, di Knick Knack, il pupazzetto di neve del corto Pixar. Ecco che ho recuperato e sono stato fortunato perché tanta gente non è riuscita a prenderlo per tempo, sono riuscito ad aggiudicarmi un Piper. Piper è un altro protagonista di uno dei corti Pixar. Ecco qui la scatolina, togliamo tutto il resto e adesso lo tiriamo fuori. Spero di non fare danni, lo apriamo con delicatezza, se così si può dire. Ed eccolo qui, no, non è vero, eccolo qui, dai, vieni fuori, ok, tiriamolo fuori, ragazzi, è piccolissimo, me lo immaginavo decisamente più grande, lo immaginavo più grande, però è davvero fatto molto molto bene, è carinissimo. Io spero si possa aprire, è anche un po' storto, spero si possa un po' riposizionare. Questa costruzione sembra una di quelle che si possono aprire e chiudere, quindi vedremo. E abbiamo Piper col nostro pagurino. È uno dei corti Pixar che a me è piaciuto più di tutti in assoluto. Come vi dicevo, credo fosse precedente alla ricerca di Dory, ma fatemi sapere nei commenti perché potrebbe anche essere prima di Inside Out, ma non sono sicurissimo. So solo che quando l'ho visto ho detto deve essere mio. Era a circa 29,90 euro. Questi Funko esclusivi Funko Shop dei corti Pixar costano parecchio, costicchiano. Quindi ragazzi, mi raccomando, qualora foste interessati, occhio a MP, perché spesso e volentieri ne arrivano di nuovi. Io adesso spero che arrivi anche il coniglietto, che non ricordo esattamente il nome, ha un nome strano, ma è un coniglietto all'interno di un cilindro. Quindi qualora dovesse arrivare anche quello, lo prenderò sicuramente. E anche Piper lo mettiamo in saccoccia. Ultimo pacchetto invece arriva direttamente dal Regno Unito. Ragazzi, ho acquistato questa cosa 3 secoli fa e non l'ho ancora aperta, perché aspettavo il momento giusto. Finalmente è arrivato con l'inizio della nuova stagione. Questo arriva dal sito shop.royalmail.co.uk, è il sito delle poste inglesi. Perché cosa vendono in questo shop online? Vendono francobolli commemorativi di tutti i tipi. Naturalmente si va sia dalla regina, dalla famiglia reale, ma si arriva anche al Trono di Spade, Star Wars, e queste che ho qui in mano sono a tema Harry Potter. Ci sono tantissime edizioni di francobolli Harry Potter, non costano tanto, le spedizioni costano pochissimo. Questo qui è un bel blocchetto di francobolli e l'ho pagato, se non ricordo male, 15 sterline. E compreso di spedizioni sarò arrivato sì e no a 20 euro. Però secondo me ne vale assolutamente la pena. Quindi finalmente ci siamo e possiamo aprire questa busta che aspetta davvero da una vita. Eccolo qui il contenuto, quello che importa a noi. Eccolo qui messo addirittura in una bella bustina protettiva. E ragazzi, adesso lo guardiamo per bene.
Eccolo qui, si tratta di un blocchetto con sul retro il codice a barre e la mappa del malandrino e poi sul davanti il logo Harry Potter, Wizarding World, Royal Mail. E all'interno ecco che troviamo dei francobolli. Io adesso ve li mostrerò più da vicino e troviamo una pagina di francobolli dedicata ai nostri protagonisti dove troviamo Neville, Ron, Hermione, Ginny e Harry, quindi 5 francobolli. Andando avanti, poi ecco che troviamo anche le descrizioni dei nostri personaggi e ancora altri personaggi secondari della storia. Ed ecco che ci sono ancora francobolli, come ad esempio il treno, l'espresso per Hogwarts, il calice di fuoco, la moto di Hagrid, il nottetempo e la Ford Anglia. E poi arriviamo a questa pagina dove troviamo Harry e capovolto Piton, perché bisogna girare il libretto al contrario. Ed ecco che abbiamo ancora altri francobolli. Qui ce ne sono ben 9, tutti con la regina Elisabetta e poi la descrizione di altri personaggi e ancora altri francobolli andando sulla fine, quelli con i professori, dove troviamo Piton. Troviamo Lupin, Lacuman, Lumacorno e la professoressa Sprite. È un raccoglitore davvero molto molto carino, mi piace tanto. È una piccola raccolta di francobolli. Io già ne possedevo qualcuno di Harry Potter e mi piacerebbe piano piano raccogliere anche gli altri presenti sul sito. Fatemi sapere se voi conoscevate già il sito, lo shop della Royal Mail e se eravate a conoscenza che fosse possibile acquistare francobolli anche dall'Italia e riceverli a prezzi così bassi. Addirittura alcuni sono in sconto in questo momento, altri in mega offerta a 4 sterline. Quindi ragazzi, qualora foste interessati, acquistatelo. Questo blocchetto, vi ripeto, costa intorno alle 15 sterline più spedizioni si arriva a circa 20 euro. Secondo me ne vale assolutamente la pena, materiale ufficiale e i francobolli, si sa, vengono collezionati da una vita, quindi sicuramente è un investimento spendibile anche in futuro, qualora poi voleste rivenderlo. Bene ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi fatto 10 minuti di compagnia. Seguitemi su Instagram dove presto, ragazzi, arriveranno delle novità importantissime, perché per il mio compleanno mi è stato regalato un viaggio molto particolare che farò a brevissimo. Ragazzi, va bene, ve lo dico, andrò a Londra ad ottobre e andrò naturalmente anche al Warner Bros. Studio Tour per la seconda volta nella mia vita. Questa volta, finalmente, a distanza di tanti anni, andrò a vedere anche l'Espresso per Hogwarts, la Gringotts che hanno aggiunto di recente, la Foresta Proibita. Non vedo davvero l'ora e vi documenterò tutto tramite Instagram nelle storie. Quindi mi raccomando, seguitemi antonio.seria perché è per me davvero molto importante condividerlo ed ho anche intenzione di fare delle live anche dall'hotel su Instagram, così da poter raccontarvi la mia giornata, quello che è successo, magari mostrarvi in diretta i miei acquisti. Quindi mi raccomando, ragazzi, non deludetemi. Detto ciò, io chiudo il becco e vi do appuntamento prestissimo a tante altre novità. Ciao!